Carico, buongiorno, eccoci qua, parte 2, vedi articolo tecnico sulla sostituzione dei dischi e dei ferro di frizione al Tritonaccios 450 che usiamo per gara. Sinceramente non l'abbiamo mai fatto, quindi una volta l'anno, nel corso del 2011, una volta l'anno vanno cambiati perché ovviamente sono particolari che hanno usura, comunque un particolare di manutenzione. Usura normale, manutenzione ordinaria. Allora, smontate il coperchio. Allora, prima di smontare questo coperchio, che è il coperchio frizione, quello con il tappo per il carico dell'olio, allentate, togliete il bullone del pedalone freno, 3 kg per il pedal freno nella corriera. Purtroppo con questo aggancio non possiamo fare altro, dobbiamo usare lui. Arretrate quanto più possibile il pedale freno, lo staccate dal telaio, quindi togliete il controdado e il dado, sono una testa 10, sia il dado che il bullone, lo togliete, arretrate l'aggancio del pedale freno, è inutile toglierlo, non prendere le balle, poi con, sono dei bulloni testa 8, usate una bella chiave perché l'Access quando produce il mezzo utilizza frena filetti forte, quindi usate una bella chiave se non spannerete le teste e svitate i 2, 4, 6 bulloni. Ricordatevi che i due bulloni centrali, questo e questo, che vanno a prendere direttamente il carter motore e non il carter esterno, vanno a prendere direttamente il carter motore, sono più lunghi, quindi avrete due dadi lunghi, due bulloni lunghi testa 8 che non riconoscerete dall'esterno, che sono questo e questo, e poi avrete altri 4 bulloncini piccoli, questo è uno, che vanno nelle altre 4 posizioni. Togliete il vostro gancio, mi raccomando una chiave, utilizzate una bella chiave per darvi un'idea, visto che le chiavi occhiali è difficile. Utilizzate una chiave tipo questa, per esempio è una Beta Serie Professional dell'8. Con questa è difficile spanare e vedete che l'aggancio è un esagonale. L'aggancio esagonale ha una tenuta superiore, mentre gli agganci a stella, che funzionano sempre su questo tipo di dadi, però vi permettono anche un quarto di aggancio, l'ottavo di aggancio, hanno una tenuta inferiore, quindi usate una chiave con testa esagonale, serie professionale. Poi smontate, vi ricordiamo che quando smontate arrivate a liberare la guarnizione. La guarnizione, dopo un anno che su, che può essersi sporcata, con delicatezza la togliete dalla vostra sede, dalla sua sede, perché la guarnizione solitamente resterà attaccata al motore, la sede resta nel carter esterno. La togliete dalla sua sede, non vi preoccupate, ci sono gli agganci, non potete sbagliare, e la pulite, un plauso all'Access che l'ha montato utilizzando grasso e non utilizzando altri tipi di materiale, quindi la guarnizione non si rompe. Se voi rimontate le guarnizioni utilizzando il grasso, la guarnizione la potrete sempre riutilizzare e soprattutto avrete una buona tenuta della, anche di idrorepellenza della guarnizione stessa e non avrete problemi di usura. Rialloggiamo. Oppa, appena rialloggiare sono veramente una bestia, non è il mio mestiere rialloggiare le cose, distruggerle sì, rialloggiarle no. Eccoci qua, perfetto, ovviamente poi sarà pulita, pulisco le mani. Iniziamo in quantini che stiamo meglio. Prendete sempre una chiave a T, sempre professionale, a brugola del 5, come potete vedere, e cominciate a smontare le molle della frizione. Noi le abbiamo già aperte, anche qui un po' di lottite, piano piano le smontate, come vedete, la molla dovrebbe uscire in esterno. Eseguite l'operazione per tutti e 5, non vi ci proviamo di più,
una volta eseguito lo smontaggio, togliete, che è meglio, vi presentiamo la molla della Frisium della Agios 450, una delle 6 molle, e queste sono le 6 bulloni con testa bruna, e questo è il capucchietto che tiene in spinta la molla. Cari quadristi, un saluto e a dopo per la terza parte del video articolo sostituzione e discrezione tritonaccio 450. Un saluto.